cercavo un grosso reale e guarda te cosa mi è capitato. Pensavo in un reale enorme perché stava bello impiantato, credevo di aver fatto il reale della vita, e invece cosa mi è capitato. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo super video. Dunque, mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, tanti like mi aspetto per questo video, per questa grande sorpresona a Mosca. Preparatevi, guardatevi tutto il video fino alla fine e mi raccomando, lasciatemi anche un paio di commenti qua sotto. L'ho fatta grossa. Quindi ragazzi, vi lascio al video. Andare su qualcosetta di scuro. Allora ci vuole qualcosa di scuro. Di scuro. Questo potrei andare. Forse anche no. Su quella viola. Qua sono grandicelle per loro. Prima però sarei curioso di provare questa. O anche questa qua bianca o rossa. Ma prima questa, no. E la Madonna, no, mi ha rovinato tutto lo spot. Via di mosca pesante, via. Via mosca pesante, eccola qui. Viola e nera. Ok. Allora, questa è una situazione abbastanza particolare. C'è la carpa di testa sulla sponda opposta. L'unico modo per prendergliela è davanti alla bocca. Oh, l'ha presa. Visto? Carpa nera. Nice job. Nice freaking job. Mosca nera, carpa nera. Nice. Porca puttana. Quella è un missile. Quella è il missile di prima. Guardate come tanto questa combatte.
Guardate, guardate. Ho fatto una bella mangiatina. Ignorante e arrogante. Oh, come piace al sottoscritto. Vediamo, 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 vediamo. Ok. Guardate che bella. Super cicciona questa mangia, come non so cosa, come l'abbiamo vista mangiare poco fa. Guardate, l'ha buttata giù. Ok. Datela lì che va. Io stavo puntando l'altra e non mi ero accorto che questa aveva preso la mia mosca in bocca. Io stavo guardando l'altra, faccio per muovere la mosca e sento qualcosa di rigido, ferro di sicurezza, e mi trovo la carpa attaccata. Incredibile. Guardatela là, in punta della bocca, sempre viola nero, sempre viola nero come colorazione. Oggi mangiano su colori scuri, acqua scura, fondo scuro, colori scuri. Preferiscono sui colori scuri. Proviamo a allungare un po', in modo da magari lo sforzo. Bocca fuori. Carpa dentro. Questa è carina. Ok. Pike raga, a mosca, non l'ho fatta apposta. Volevo cercare il reale. Ho il terminale dello 0.35 ragazzi, guardate che luccio. Porca puttana. Raga, lucciotto in canna. Luccio in canna. Canna da 5. Coda da 5. Mosca. Guardate, non è enorme, però un bel lucetto questo. Porca puttana. No, in mezzo alle erbe. Ho un 35 di terminale.
e poi un 40. Dai, 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 raga. Guardate, canna piegata. Ho pescato a carpe fin prima, quindi sono abbastanza allenato. Dai raga, dai raga, ce la posso fare. Ho un piccolo streamer lungo così. Il luccio non è enorme, però è un gran bel luccio. Non l'ho fatto apposta, cercavo il reale. Cercavo il reale. Cercavo il reale. Porca puttana. Ok, si è incagliato. Vai, linguadino. Boom. Vai. 3,80 kg. Ok. Dentro, via. 3 kg. Oddio, luce da 3 kg con lo 0. Sì, luce da quasi 4 kg con lo 0,35. E una cannina veramente leggera da mosca. Cercavo un grosso reale e guarda te cosa mi è capitato. Pensavo in un reale enorme perché stava bello impiantato. Credevo di aver fatto il reale della vita. E invece, cosa mi è capitato? Cannina super leggera, cioè una 2,70 m coda 5, cioè da Lucio ovviamente non era enorme. Però, cavolo. Cavolo.